L'affermazione esterna col Sambiase vi ha forse dato la certezza di aver raggiunto la maturità anche in trasferta? Sì, sicuramente abbiamo fatto una buona gara, come abbiamo fatto anche a Vibo, quindi ultimamente credo che la squadra anche fuori casa è cresciuta tantissimo. Una sicurezza in più in vista delle due trasferte consecutive a Licata e a Torre Annunziata, forse l'impegno più difficile di questo campionato. Sì, sicuramente abbiamo altre due trasferte molto difficili, però pensiamo adesso alla partita di domani, che secondo me è una partita altrettanto difficile, anche perché la Gavese viene da risultati positivi e quindi sarà anche in salute e bisogna affrontarla nel migliore dei modi. Il Cosenza ha conquistato i 3 punti nella trasferta di Vallo della Lucania, pur con le polemiche, ma si aspettava questo risultato. Ma aspettare, sai, tutte le partite sono insidiose, l'ho sempre detto. Sicuramente è stato bravo il Cosenza, ha portato a casa 3 punti, però quello che più interessava a noi è andare a vincere a Sambiase, quindi le distanze rimangono invariate e per questo sono abbastanza soddisfatto. Domani arriva una Gavese che occupa una posizione in classifica abbastanza tranquilla, sulla carta si presenta una sfida piuttosto agevole. Ma sulla carta sicuramente può sembrare una partita agevole, ma non lo è, perché l'ho sempre detto, ogni partita ha le sue insidie. Magari la Gavese viene qua con la tranquillità giusta, e quando una squadra è tranquilla è sempre più difficile. Tra i migliori domenica Costa Ferrere, è possibile un suo impiego fin dal primo minuto domani? Sì, Costa Ferrera domenica ha fatto abbastanza bene, come ha fatto bene Guerriera. Cioè, sono tutti ragazzi che fanno parte di un gruppo importante, si stanno ritagliando lo spazio che meritano e sicuramente ci sono buone possibilità che ripartano dall'inizio tutte e due.